molto bella questa canzone di Biagio Antonacci, si intitola Buongiorno Bell'anima. Biagio Antonacci che sicuramente chi può dirlo, comunque si presume sia eterosessuale. Abbiamo una telefonata in onda. Buongiorno, che abbiamo qui. Oh Jonathan, buongiorno. Tutto bene, tutto bene, Jonathan. Ovviamente semplice occupation. È chiaro. Stiamo spaccando, ci rivedo in questo locale nuovo. Beh, come sta andando? Mare, come sta andando? Mare, stiamo riparando, mare, stiamo facendo tutti i lavori. Mare, stiamo avvistando tutti i lavori di muratura. Bene, sono contento. Stiamo migrando magari i poster, ma i poster in bica lì capaci. Mancherebbe, c'è bisogno di dire, non avevo dubbi, non voglio saperlo, peraltro mi faranno tutto così in mare, pubblicità. A proposito, mare, non fare pubblicità una voce radio, no. C'è trasmissione in mare, no, tutto pieno, mi spiace. No, tutto pieno, mare, che ci vuole, mare, ogni tanto c'è bingo, andate da Fame Chimica, mare, questo è numero uno. Come si chiama questo negozio? Fame Chimica, mare, quale negozio? È un pub, questo pub si chiama? È un pub, mare. Fame Chimica. Niente, non c'è più spazio, mi spiace. Fame Chimica. No. Due soli tipi di panini. Non c'è più spazio. So cuoi tu. Ma che cosa? E poi mi chiedo guys. Ma in che senso, scusa? Bello, cioè, è un nome di un panino, no? Guarda, stiamo aspettando un mare che avevano i capinderi per fare tutta la sciottura, per fare la culata lo cemento. Sì. Stiamo facendo un mare in cannoni di cemento ma amato. Che cosa? Un cannone nel senso una riproduzione di un'arma bellica? No, mare in cannoni, mare tutto è una specie di cono, mare, è un cono lo che parte in mare di 2 centimetri. Non voglio sapere la di diametro, sì, mare, 2 centimetri di diametro, sì. Che già mare ci vuole bella uca, caspita, forse c'è anche tanta roba dentro, con insomma, boccaio, però. Mare, c'è un boccaio, boccaio che plastica, ricambiabile, va bene, sì, bravo. E poi mare finisci mare con diametro di 1,25 metri, mare, sì, vabbè, però numero uno, sì, mare tutto varo, sì, cosa, sì, si intrumma tutto coligno, mare, tipo cannone delle navi, mare, preciso. Bene. E poi in mare c'è Marocchino, un mare che ci dà 800 euro al mese, quindi l'ha domato. Perché i scusi? Siri in mare, i siri, tu ci metti da. Io te l'ho domato perché ogni tanto c'è studio a mare. Ho capito. Gioco bello, mare. Bene. Sono contento per questa cosa, sicuramente. Comunque, mare, abbiamo deciso, ah? Sì. Mare, Pippo Breccio di Ferro, mare, sta all'entrata, fa butto fuori. Sì, mare, viene pure che ci dici cosa con la mano, mare. Ci dà un po'. La mano d'acciaio, mare. Effettivamente. Mare, doppio maglio perforante, ci spacco i ci rivedo, mare, cosa vicina. Veramente, poi. Comunque abbiamo deciso una buccia cosa, mare. Sì. Facciamo solo specialità di pesce, mare. Sì, solo sì, pesce. Giusto, anche giusto. Perché noi in mare non volevamo che poi la gente si fa, magari si vedi canni, esatto. E poi ti confondiamo, che visti? Allora, vedi canni. Mare, li castriamo, meglio solo pesce. Siete veramente. Ma perché? Scusami. Per esempio, io non mangio il pesce. Mare, sul mare uno dice vedi canni, noi ci capiamo ricchi sta parando. L'ho capito, però il problema è che io non mangio pesce, per esempio. E se io vengo in questo pub e chiedo. Ma che a mangiare mi forza, mare. Ti bevi qualcosa. Ma vengo a fare cosa? Cioè, allippi nel cannone gigante. Ma che mi allippo nel cannone gigante? Io vengo e vengo a mangiare qualcosa. E chiederò sicuramente se avete carne. Mare, ma non ti posso fare, chissà, c'è un poco di funghi allucinogeni nella piastra. No, che cosa? Funghi allucinogeni nella piastra, sono finito. Non ne voglio, ma non ne voglio, io voglio un semplicissimo panino. Sicuro? Sono sicurissimo. Allora, ricapitolando, avete i panini classici, per esempio, l'hot dog, lo preparate? Ma chi è, mare? Vabbè, sì, l'hot dog, insomma. Ma chi è l'hot dog, mare? Hot dog. Ma che cos'è? Il panino per antonomasia. Ma che cosa dog. C'è in mare? C'è un würstel, se vuoi. C'è un Brustel, si chiama panino con giusto, mare. Si chiama anche ma magari Paola Bizzocca, mare. L'ho capito, però cioè, in più i più lo chiamano hot dog, mare, ma hot dog vuol dire caldo cane. Sì, vabbè, mare, ma se tu ti mangi un caldo cane, sì, tu giusto il nomenzo, non ti fa missioni. Beh, mare, uno che vuol dire ci odio in America, un cane caldo, certo, un caldo cane, certo. E ci non un panino con gli usi. Ci mancherebbe. Mare, giustamente dici, ma è mia giusto sto papiro cane, ma capitavo, mare. No, mare, meglio solo pisci, mare. Perché era un cane che fuggiva, capito? Solo pisci, mare, prima che poi la gente dice, mare, ma canninetti, come canninetti, mare, c'è siti. Vabbè, quindi, allora, maggior ragione che in questo modo mi stai dando. Allora, ma fai questa pubblicità alla radio, mare. No, ti ho detto che è tutto pieno. Da Fame Chimica. La smetti. Jonathan Allicca, Marcice e Gintoni. Ma la smetti di fare pubblicità occulta, non andate si può a trovarli, 10 euro, consumazione obbligatoria e garantita, mare. Jonathan, la pubblicità. Non solo la consumazione obbligatoria, mare, è garantita, mare. Questa di noi,
fare di cibi consumati. Beh, pare. Questo, su questo non avevo dubbi, però ti faccio notare che la pubblicità da noi si paga. Oh, mare, ma chi vuoi? Ma che tanto noi si recchianati in mare? Ma che cosa? Ci facciamo spacciare uccidere. Sì, e vabbè, mare. Facciamo così, il 3 ore 3 ore. Ma che in mare, collezione uccidere. Ma io mi dico. Sono coppi di asimazzi, collezione uccidere. Senti, a chiasso di mazze, mare, dai. Ma io mi diverto di solito la sera frequentando locali con i miei coetanei, giocando, che ne so, per esempio a Risico. Vale, magari non faccio io capo a Risico. Sì. Perché mai per tornare a casa rischi la vita dopo che esci di casa, mare. Più capo a Risico, mare. E vabbè, chi vabbè. Non mare. Guarda veni poi. Acciuari. No, guarda. Ti facciamo perdere, ci rivedo. Adesso ascolta, davvero. Io la sera mi riunisco con gli amici, giochiamo a Risico, giochiamo a Tabù. Ecco, per esempio. Ma chi è mare su Tabù? È un gioco. Ma chi giochi su, mare? È un gioco, è un a gioco. A Risico, a Tabù, mare. Ma chi gioco non, è? Non è Tabù. Ma finisci, non è Tabù. Si chiama. È motorio, uno. Che è motorio, ma mare. Non si chiama Tabù, si chiama Tabù. Ma mare, dai, ma ci giochiamo, mare, chissà, a moglila tu. Ma moglila tu cos'è? Sì, è facile, si attocca, pure esce a moglia, mare, è gioco facile. Bravo, bravo, bravo. È gioco facile, ma il gioco della bottiglia, sai giocare alla bottiglia? Eh beh, certo, bacio, carezza, schiaffo, lo sanno ma tutti. Mai, mare, si fuma e si attacca alla bottiglia e poi si passa, mare. Ma che gioco cazzarati, ma chi te le ha insegnate queste cose? Il gioco della bottiglia, bacio, carezza, schiaffo, lo sanno tutti. Tutti. Chi è bacio carezza schiaffo? Mare, chi c'ho bandito? Si fa girare la bottiglia e bacio carezza scusa schiaffo. Mia, vieni a ciuare, mare, fame chimica, ti allicca mai, si dice Jonathan e Tony G. Senti, mare, Cintoni. Ascoltami, la pubblicità alla radio si paga. Vabbè, ma mai ti salutai. Jonathan, non soldi, mare. La pubblicità, ma non è una questione di soldi, è giusto. Mare, ci vuoi, mare, ti potevo far riparare con l'amico da piazzetta, facciamo un accordo, scambio mezzi. Ma chi lo conosce, ma chi vuole fare scambio mezzi? Non vogliamo fare cambio mezzi. No, questi 3 ore 3 ore a me non piacciono. Ma che ci vuole, non ne scusami, mare. Basta, mi spiace, ma niente, la pubblicità si paga, non ce n'è scambio. Beh, mi mare, spiace. Quel giorno di chi si ti vengono a ciuare? Vengo con l'icamastice, mare. Vediamo che potremmo fare. Se chiudiamo l'accordo, mare, ma fai la pubblicità. No, non c'è più spazio, non è possibile. Oh, mare, ma allora non ma lo fare. No, non è per questo, non c'è più spazio, mare, figurati. È tutto mare. Occupato. Come si chiama questo pub? E allora, mare, ne approfitto. Amici che ascoltate questa trasmissione. Oh, la pubblicità si paga. La pubblicità si paga. Chimica. Si paga da noi la pubblicità. Invece di spaccarvi la testa, ma nei cesti degli altri locali. Venite nel nostro locale, locale per fumatori. Ma che fame cosa? Chimica. Ma da noi non c'è bisogno che ti chiudi in eccesso. Smettila, ma che slogan no, è? La pubblicità si paga, Jonathan. No, ti mando la fattura. Alla catalla. Messaggio promozionale.